Rafael Benitez che è qui con noi e il Napoli che l'ha portato per noi un giorno speciale perché noi consideriamo il Napoli una grandissima risorsa di questo territorio, una delle più importanti, forse la più anzi, decisamente la più rappresentativa e perché quest'anno abbiamo con noi un grande allenatore. E stiamo, diciamo, coltivando grandi passioni. Quindi è un evento importante. Anche noi ci consideriamo nel nostro grande piccolo una voce importante di questo territorio e quindi questo incontro è quasi un appuntamento naturale. Sono sinceramente emozionato e la ringrazio, mister, di essere qui. E voglio veramente testimoniare l'affetto del mattino alla sfida che lei è chiamato a compiere, che ci riguarda un po' tutti come tifosi e cittadini di questa grande realtà. E, fatto questa premessa, ovviamente ci aspetta, ma è già iniziato, un anno importante, un anno delicato, un anno in cui ci giochiamo su più terreni la nostra reputazione, e quindi siamo convinti che il Napoli con Rafa Benitez possa raggiungere questi grandi traguardi e noi oggi abbiamo il piacere di averti qui e vogliamo proprio per questo però approfittare di questa occasione e chiederti un po' tutte le domande che i nostri tifosi si pongono, anche quelle un pochino più intriganti, anche quelle che fanno parte del... No, resta qui. Per queste domande, però, io, nel rispetto delle competenze, voglio che, tu sia intervistato dai nostri cronisti di sport che hanno voce, titolo e capitolo per esprimere al meglio, i quesiti tecnico-tattici, ma anche quelli, diciamo, che riguardano il tuo rapporto con la città e dal vice direttore Federico Monga, che oltre ad essere un grande tifoso è anche un grande competente di sport. Quindi io ti do il benvenuto in questa nostra realtà, mi auguro che sia la prima occasione di altri appuntamenti e speriamo di poter in quella circostanza anche celebrare qualche risultato. Per intanto ti faccio i miei più grandi auguri e via con l'intervista. Francesco De Luca. Buongiorno Rafa, aggiungo i miei ringraziamenti a quelli del direttore e partiamo subito da questa settimana che si conclude con una partita non da poco, no? Sì, è una partita importante, chiaramente la Roma è al vertice della classifica, noi siamo vicino e sarà una partita diversa, no? Ultimi anni sempre un'altra squadra era di là, quest'anno siamo noi con loro e vediamo, sicuro che sarà una bella partita e sicuro che sarà difficile lo stesso. Io ho letto sul suo sito una citazione che mi ha colpito di Gerrard, che dice che nel 2007, quando lei era allenatore del Liverpool, ha detto ai suoi giocatori: bisogna attaccarli alla gola, quelli del Barcellona. Sarà lo stesso con quelli della Roma? È diverso, chiaramente, e questo dobbiamo capirlo tutti. Una cosa è quando si parla di Champions, le due partite che deve vincere subito o deve fare un risultato nella prima partita, e un'altra cosa è quando si parla della Lega. La Lega e il campionato sono tante partite che è una corsa di resistenza. Chiaramente noi vogliamo vincere, d'inizio è la nostra idea, ma è una corsa di resistenza. Io devo gestire un po' questo ambiente che vedo ogni volta che vengo a Napoli, vedo che tutta la gente è troppo esaltata, non so se è così, e devo dire che si vince alla fine, non si vince oggi, non si vince venerdì. È meglio vincere perché siamo più vicino, ma è una corsa di resistenza, non è una corsa di velocità che si deve fare 100 metri, no? Sempre abbiamo detto 42-195, no? La maraton e arriviamo. Avverte la necessità, la tensione di dover vincere qualcosa quest'anno con il Napoli? Ogni società, più che squadra, chi cresce, sempre ha questa idea di dobbiamo vincere quest'anno, dobbiamo vincere.
Io quando ho parlato con il presidente, ho parlato con Riccardo, ho parlato con tutta la gente che lavora nella società, sappiamo che ogni anno è molto importante se la squadra può rimanere a questo livello. Se facciamo i numeri, sappiamo che la Champions fa la differenza. So, se noi siamo in Champions, se la società, se la squadra garantisce che è in Champions, questo permette più soldi e che arrivano giocatori del livello. È un, non so se si dice così in italiano, ma è un circolo, un cerchio positivo. So, siamo in Champions, arrivano giocatori del meglio livello, questo significa che il prossimo anno abbiamo più possibilità di essere in Champions. E io so che questo è così, e soprattutto per una società come questa. Se tu non puoi competere con altre squadre a livello economico per lo stadio o per il merchandising, e parlo di Champions, non parlo, parlo di Europa, non parlo solo d'Italia, se non puoi competere con loro a questo livello, deve farlo piano piano, la squadra deve essere la Champions, che questo ti permette prendere questi giocatori che fanno la differenza. È chiaro, l'idea è chiara, no? Senta, ma una domanda che ovviamente interessa a tutti. Higuaín, Albiol, Zuniga, li recupera tutti per questa partita? Maggio, che era un altro, Maggio sta bene, sta allenando bene. Hanno allenato, hanno fatto un po' di lavoro differenziato questo giorno prima, oggi hanno allenato in campo quasi tutti e ancora mancano 2 o 3 giorni, ma io sono positivo per qualcuno, non per tutti, vediamo, perché dipende da ciascuno, ma stanno arrivando. La nota o la notizia positiva è che Pande si allena, Hamsik si allena, gli altri stanno allenando normale, ma questi che andavano con la nazionale si allenano. E oggi vediamo chi gioca e chi non gioca per sapere se hanno questa freschezza che sarà importante per venerdì. Senta, ma García è un suo allievo? García, no. Sto pensando in... No. Rudy García è un allenatore di massimo livello che abbiamo avuto una settimana insieme, abbiamo stato una settimana insieme in Valencia, ma lui è un allenatore che ha fatto la sua carriera molto bene, che... Lui è uno molto intelligente, sta facendo un grandissimo lavoro e lo ha fatto nel Lille. Ecco, eccoci, mister. Infatti, Roma-Napoli e anche García contro Benitez, tutti e due al primo, ecco, mi spiego meglio, tutti e due al primo colpo state già facendo benissimo. Due nuovi allenatori, ecco, come siete riusciti anche in due realtà sicuramente particolari come Roma e Napoli subito a imporre il vostro credo, la vostra filosofia di lavoro e anche a conseguire risultati, perché fin qui Roma e Napoli stanno facendo bene. Sì, ma io sempre sono contrario a questa idea di un allenatore contro un altro allenatore. Perché? Perché se tu vuoi scrivere così veloce e lui è una macchina, non so come si dice, una macchina da scrivere, come si dice? No. O un computer, chi sarà più veloce? Mi sembra che lui sarà più veloce. Questo significa che lui scrive più veloce che te? No, lui con lo che lui ha a questo punto può scrivere più veloce che te. Io posso avere una squadra, e dico un esempio chiaro, Estremadura. La prima partita in Serie A mia con l'Estremadura era contro il Barcellona di Van Gaal. Che facciamo? È meglio Van Gaal che io se lui vince? Sono io meglio che lui se vinco? Dipende da quello che tu hai a disposizione. In questo caso parliamo di due allenatori che arrivano, un campionato nuovo, una idea nuova, ma lui ha una squadra che gioca una partita alla settimana. Noi abbiamo una squadra che gioca 2 partite alla settimana, è diverso. Se vinciamo noi, io non sono meglio che lui, abbiamo vinto noi. Se vincono loro, hanno vinto loro, non è lui che... È chiaro che dopo questa partita si dice no, la tattica, lui ha fatto questo, l'altro non ha capito questo, ma ti dico che non è così. No, tanto... A me interessava quell'aspetto, ecco, come nel campionato italiano, che comunque non è semplice, tutti e due siete arrivati, insomma, primo anno e comunque García ha trasformato la Roma, che insomma aveva fatto male l'anno scorso. Lei comunque è entrato in un Napoli diverso, siete partiti fuori. Come si fa subito, ecco, a essere decisivi e importanti? Io so che abbiamo fatto noi e sono sicuro che ha fatto Rudy, sicuro che ha lavorato tantissimo durante il ritiro, è lo stesso che abbiamo fatto noi, ma sempre per arrivare a questo punto dipende dai giocatori che fanno il lavoro in campo. Noi facciamo tutta la... Io non ho perso nessuna partita alla lavagna, nessuna. Io dico questo, vinciamo sempre, e loro fanno il lavoro. So, se noi diciamo questa è l'idea, questo è
la proposta, loro devono farlo in campo. Rudy sicuro che lo ha fatto benissimo con loro e noi lo abbiamo fatto bene perché i giocatori capiscono e vogliono farlo. Qual è il giocatore della Roma che la preoccupa di più? Per me tutti, non posso dire, non sono uno che dice oh, questo giocatore fa la differenza. Loro hanno qualcuno che lo sta facendo bene, ma se diciamo le attaccanti sono più pericolosi, sì, ma possono fare un gol in pallina attiva, un difensore. So, è più per me la squadra che sta giocando bene, la squadra che sta interpreta bene il calcio che vogliono fare. Possiamo dire Gervinho lo sta facendo bene, o Totti, tutti diranno Totti lo sta facendo bene, sì, ma senza il centrocampista che stanno lavorando così, De Rossi e tutti questi che stanno facendolo bene, loro non possono fare il suo lavoro. Per me la squadra come squadra sarà pericolosa e non penso in un singolo. Secondo lei Totti alla sua età può durare così a questo alto livello o è un... È una specie di miracolo calcistico. No, lui è intelligente, lui sa gestire l'sforzo durante la partita, si vede tatticamente, il movimento è buono, è un giocatore di qualità e con l'intelligenza di gioco. Siccome lei fa benissimo anche il giornalista, no? Che noi leggiamo la sua rubrica sull'Indipendente. Sì, ma non sono... Però provo. Scrive cose molto interessanti e intelligenti. Lei ha detto che questa squadra farà tesoro degli errori che sono stati fatti a Londra nella partita con l'Arsenal. Questo significa che si vedrà è da auspicare che si veda a Roma una squadra con grande personalità, con grande carattere. No, questo significa che dopo una sconfitta come questa si deve dire qualcosa. Sì, dico che l'abbiamo fatto bene, tutti diranno no, ha fatto questo errore, l'altro. Dopo ogni partita, si se vince, si se perde. Io lo che faccio quando scrivo, non scrivo una carta alla mia moglie, lo che faccio è scrivo che cosa non mi piace o che cosa mi piace ogni partita. E dopo abbiamo un staff che fanno il lavoro e tutto questo si fa un riassunto e sappiamo o pensiamo che sappiamo che cosa si deve migliorare e lavoriamo per farlo. La partita dell'Arsenal era una partita totalmente diversa, la Champions, il ritmo è troppo alto. E loro giocano sempre con molta velocità, il campo è perfetto, la palla gira velocissima e noi abbiamo avuto problemi in questi minuti di capire, perché io lo sapevo, perché io ho giocato tante volte in questo stadio che dico guarda che è diverso, ma per loro per capire che la velocità, se no ha una intensità nella fase difensiva altissima, ad inizio una concentrazione altissima, qualche errore si paga e abbiamo pagato. Ha colpita tanto Insigne in questo inizio di campionato. Cioè lei ne ha parlato subito bene, poi però l'ho sempre utilizzato o quasi sempre a titolare. No, io l'ho visto quando giocavo con l'Under 21 e con la Nazionale e l'ho visto con il Napoli. È un giocatore diverso, un giocatore speciale che mi sembra, e questo è un lavoro che dobbiamo fare noi, dobbiamo proteggerlo un po', perché lui ha tutto il potenziale per... rimanere a questo livello tanto tempo, ma non è la prima volta che si vede un giocatore che sembra che sarà un giocatore per 10 anni e dopo 1 o 2 anni si perde. Lui è un giocatore che ha la qualità e dobbiamo lavorare tutti che siamo a fianco, lavorare con lui per provare a mantenerlo a questo livello. Lei negli ultimi 8 anni della sua carriera, a parte una brevissima parentesi in Italia all'Inter, ha sempre allenato in Inghilterra. Quando, tornando adesso in Italia, ha visto i problemi che ancora ci sono, la storia dei cori che chiudono gli stadi per i cosiddetti cori per discriminazione territoriale, i problemi del razzismo, che idea si è fatta del calcio italiano in questo momento? Io mi ricordo una intervista quando era all'Inter in televisione, credo che era Baggio, che diceva... Sì, mi sembra che era, io non sono sicuro 100%, che diceva che non le piaceva del calcio italiano, che non si poteva andare allo stadio con la famiglia. Questo in Inghilterra è diverso e qui quando arriva e sente questo problema, mi sembra che qualcuno deve dire, non sono io, ma qualcuno deve dire chi ha la responsabilità di controllare queste cose. Questa persona deve fare il suo lavoro, noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Noi siamo al centro, se qualcuno dice qualcosa e io dico un'altra cosa diversa e questo
crea una situazione di conflitto. Lo che facciamo è ancora più grande il problema. Noi lo che dobbiamo fare è il nostro lavoro, che è lavorare in campo, il messaggio deve essere corretto e qualcuno deve fare il suo. Politici o la polizia, non lo so. Ma noi ogni volta che parliamo di questo sembra che è ancora più importante. Io quando giocavo a calcio tanti anni fa, mi ricordo che in un stadio qualcuno ti diceva tu sei questo, va, 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 di tutto. E a me non mi preoccupa questo. Io sono concentrato nel mio lavoro. Se ogni volta che uno, 100, 200 persone parlano e fanno queste cose, abbiamo 2000 pagine nel giornale che parlano di questo, internet, la TV, è ancora più grande. Qualcuno deve fare il suo lavoro e noi il nostro. A me, se qualcuno mi dice qualcosa in campo, io sono concentrato. E basta, devo fare il mio lavoro e devo almeno mostrare che non mi interessa o che non mi preoccupa. Perché? Perché non è lo che io devo fare a questo punto. A questo punto la mia responsabilità è preparare la squadra, farlo bene, la squadra deve essere concentrata. Ogni volta che uno fuori, in un stadio, dice qualcosa, la ripercussione è per 60.000, per una città, per una società. Non deve essere così. Lo stadio non è la soluzione dei problemi. Dico lo stesso, non sono io per dire che cosa devo fare. Non sono io, ma è chiaro che per me non possiamo fare pagare a 60.000 persone per uno. Adesso abbiamo la TV o la camera di televisione, il circuito in stadio che si può guardare chi è la persona. In Inghilterra, questo lo abbiamo visto noi, uno che fa qualcosa che non deve fare nella tribuna, la polizia dice, vieni qua, e lo mandano via. Se abbiamo la camera per controllare tutto, possiamo farlo lo stesso. No? Se io vado con la macchina un po' veloce, fanno la foto, la targa, viva, va, e te trovano. Ma questo deve essere lo stesso. Da quando ha iniziato la sua storia qui a Napoli, ha mai incontrato o parlato con qualcuno che ha vinto uno dei due scudetti qui a Napoli? No, non credo. No, ho avuto, almeno non ho parlato di questo, no, perché io conosco Maradona personalmente, perché ho parlato con lui. Era a Liverpool con noi, con Bilardo, era un spettacolo. Mi sembra che se lui va a Roma parliamo un po' di calcio e sicuro che imparo qualcosa. Ma qui no, non ho avuto tempo perché sono sempre di là e vengo qua e sono foto, foto, foto e giornalista che mi fa una domanda pericolosa. Se ho capito bene, lei ogni tanto mi ha detto io scrivo anche a mia moglie quello che abbiamo fatto e quello che non abbiamo fatto. Che non scrivo questo. Eh? Che non, ah, scrivo. Non lo scrivo. Non lo che scrivo è qualcosa di calcio. Ah, ho capito, ho capito. No, perché mi chiedevo se lei, perché mi incuriosisce anche questo rapporto con sua moglie, se ogni tanto lei si confida, parlate anche un po' della sua esperienza. Quando parlano di oh, Rafa le piace la cultura, le piace. No, a lei le piace tutto questo e lei mi insegna a me. Lei mi dice guarda il Palazzo Reale, guarda il Borbone, guarda. Lei conosce tutto questo e mi spiega a me. Io parlo di calcio, ma lei adesso. Sì, adesso sì, un po', ma non è una. Adesso chiaramente te puoi dire no, abbiamo fatto questo, mi sembra questo, ma non è così. Lei, se io dico. Dobbiamo attaccare per la sinistra, dici va bene, tu hai ragione, basta. Ancora una domanda, poi lascio la parola ai colleghi. A proposito appunto un po' del tema che aveva introdotto Pino Taormina, lei pensa, è un po' legato anche al caso di Balotelli, lei pensa che i giocatori di calcio, soprattutto quelli più famosi, più noti, debbano anche essere, come dire, dei modelli? Oppure semplicemente non si può chiedere a dei ragazzi che hanno grande talento, devono solo giocare a pallone, mettere la palla in rete e basta. Tu hai bambini? Sì. Quanti? Uno. Io, due bambine. Che aspetta? Che cosa aspetta la tua bambina? Deve fare questo e qualche volta fa una cosa diversa, no? È normale. Noi abbiamo 24, 25 in ogni squadra. È impossibile controllare tutti. Se tu vuole trovare qualcosa in una squadra, qualche problema, cerca uno, due, tre giocatori che parlano sicuro e dicono qualcosa che dopo può diventare una notizia. Un calciatore è un giovane che ha la possibilità di fare una cosa speciale, che tutti lo guardano, e aspettare da loro un messaggio sociale importante, mi sembra che qualcuno può farlo, ma sicuro che in ogni squadra, tanti che non lo fanno,
dobbiamo pensare che sono calciatori e che devono giocare calcio e basta. Mister, volevo parlare della sua metodologia di lavoro, 80% di preparazione con il pallone, ecco una delle innovazioni che ha portato, poi gli allenamenti quasi sempre di mattina, in particolar modo di mattina, poi a volte ha concesso 2 o 3 giorni diciamo di break, di stacco a metà settimana, insomma tutte cose inedite se vogliamo per quella che è la cultura italiana. Ecco, come diciamo, sta funzionando, come sta rispondendo la squadra e se ci spiega un po' i perché di tutte queste cose che fa il suo lavoro. L'80% ho spiegato qualche volta, sì, tu hai un giocatore che è molto intelligente, facciamolo qui. Scusi, no, non vogliamo, sono giocatori, non è acqua. Noi, se noi abbiamo questi giocatori che devono giocare e corrono da un lato all'altro, questo che sta al centro è molto intelligente, non corre così tanto. Lui deve venire qua, ma questo che è il più intelligente, io rimano qua e corro sempre di meno. Che succede? Che dopo 3 mesi di allenamento lui corre meno che l'altro. E se dopo in una partita importante deve correre, non è preparato. Per questo facciamo 80% con la palla e 20% per essere sicuro che lui fa il suo lavoro specifico. So, questa è un po' l'idea, no? Facciamo un lavoro 80% per tutti, e ciascuno lavora al suo livello, e facciamo dopo un lavoro specifico per ciascuno. E se uno ha bisogno di correre 20 km, l'altro 10, l'altro 5, uno in palestra deve fare mezza ora, l'altro una ora, così un po' troviamo l'equilibrio, questa è un po' l'idea. E allenare al mattino, questa mi ricordo una ma è più difficile, un allenatore più famoso, o molto famoso del Barcellona, non dico il nome, gli piaceva allenare alla sera e tutti i dirigenti dicevano guarda, devono allenare al mattino perché sennò dopo l'allenamento che fanno i giocatori? Che fanno? I giocatori dopo l'allenamento si allena alle 5 o alle 6 e finiscono alle 7, alle 8, che fanno dopo? Vanno a casa a mangiare o se sono singoli dove vanno? A donne. Allora. So, che succedeva? Che dopo ogni allenamento qualcuno faceva finta e andava, se perdeva. E la dirigenza diceva no, dobbiamo allenare al mattino, dobbiamo parlare con l'allenatore, un allenatore molto famoso, dobbiamo parlare con lui, ma va. E nessuno voleva, alla fine il presidente deve parlare con lui, il presidente organizza una riunione, no perché se alleniamo al mattino sarà meglio, perché... e questo allenatore che aveva esperienza inizia a parlare dell'influsso del flusso della luna che fa un'attrazione, questo significa che il bioritmo del giocatore cambia, alla fine allenavano alla sera lo stesso perché a lui le piaceva andare via. Dico che allenarsi al mattino, alla sera... Sì, è un'abitudine e se fa al mattino tu hai più energia, normalmente tu hai più energia e soprattutto quando parliamo di 20-30 anni che sono giocatori che hanno i bambini, lasciano il bambino alla scuola e dopo vanno a allenarsi, è sempre più facile per gestire la tua vita e ha più energia, è una cosa semplice. Se può allenare alla sera, sì, qualche volta quando arrivano della sosta si allena alla sera, non è un problema. Se deve allenare sempre alla stessa ora delle partite, cambia tutto, non ha bisogno di farlo così. So, noi lo abbiamo fatto sempre al mattino, va bene, continuiamo a farlo così. Sì, dobbiamo cambiare qualche allenamento, se cambia non è un problema. L'altra, la terza era? L'altra è sempre tutta questa novità che... Ah sì, anche 2 o 3 giorni di break, ad esempio questa settimana, spezzando il lavoro mentre insomma, in Italia... Sì. Per noi, sempre ci parliamo, che cosa dobbiamo allenare? Dobbiamo allenare le gambe o dobbiamo allenare all'uomo, al giocatore, alla persona? La testa è importantissima. Loro, quando, soprattutto quando si giocano 2 partite alla settimana, se non ha un po' di riposo, se no, ogni volta che tu vai a un allenamento, guarda il preparatore atletico, l'allenatore, sempre lo stesso, cioè, alla fine sei un po' stanco, no? E cambiare questo l'entorno... dove sei, dimenticare un po' che succede prima, dopo, durante una partita, penso che caricare in più al giocatore. Mister, intanto correggo il collega
Ventre, lei Garcia Benitez sono due entità incommensurabili, non sono due allenatori, uno sta in un posto, l'altro sta dall'altra parte, quindi non sono, questo con buona pace dei tifosi della Roma, no? No, ma io dico sempre che adesso siamo qua, lui lo sta facendo bene, io voglio farlo bene e basta, non è se uno è qua non è, non è un problema per me. No, la domanda che le volevo fare è, noi abbiamo seguito molto lei insomma in questa fase iniziale nel suo avvicinamento verso Napoli e siamo rimasti colpiti da questo suo interesse per la città e da questa sua voglia di calarsi nella città. Poi adesso abbiamo visto che lei è andato a vivere a Castelvolturno. Ora questa è una forma, da quello che abbiamo capito, anche di difesa e di potersi concentrare meglio. Quindi lei ha trovato una Napoli più caotica e più avvolgente e più, come dire, pericolosa da questo punto di vista rispetto a come se l'era immaginata, per cui ha scelto di andarsi a concentrare lì? No, io l'ho visto, a me mi piace soprattutto, dico lo stesso quando parliamo di due partite alla settimana, mi piace preparare le partite bene, devo guardare il video, devo preparare allenamenti, una riunione con il staff, tutte queste cose, questo ha bisogno di tempo e noi abbiamo la fortuna di che l'albergo è a 5 metri, quando dico 5 metri i miei amici dicono no, 5 metri, no, 5 metri del centro sportivo, questo è un vantaggio per noi, perché io vado a, non lo so, alle 8, 8 e mezza sono al centro sportivo e qualche giorno lascio il mio ufficio alle 11, non ho nessun problema, guardo la TV, prepariamo il video, chiamo qualcuno, per me è più comodo, se devo andare in città e dopo ritornare, e ogni volta sono 45-50 minuti, dipende dal traffico. Io so che, perché io sono da Madrid, a Madrid quando andavo al centro sportivo era un problema. Però per... sta vivendo Napoli? Sì, no, ogni giorno, ti dico, ogni volta che arriva la gente all'albergo, mister, l'ultima foto, al volo, questa, l'ultima foto è al volo, sono 200 foto, l'ultima è al volo, questo lo so benissimo, qui, la porta, no, l'ultima foto, boom, al volo, 10. So, io quando vengo qua oggi andiamo a fare un giro, mi piace perché il Palazzo Reale, il Cristo Velato, tutte queste cose l'ho visto, mi piace moltissimo, no? Ma non posso camminare come... oggi parlavo di vengo qua, facciamo questo, dopo, prima la partita, posso fare un giro per la città. Ho fatto la Napoli sotterranea e dopo siamo andati al teatro, che è vicino, non so come si chiama, ma è vicino, sono 200 metri. Ti dico, ho fatto 50 fotografie. Non è possibile camminare perché la gente viene, oh Rafa, una foto, viva, Raffè, Don Raffè, è lo stesso. Ma alla fine la foto è di là. So, io sento la città, io conosco e parlo con tanta gente, ma è chiaro che se vuole lavorare tranquillo, deve avere un posto tranquillo e deve essere concentrato. Vabbè, in attesa la pastiera l'ha mangiata nel frattempo? Ho mangiato qualche cosa, ma non tanto come dicono, no? No, mangia il babà, no, Mario. Lei a me particolarmente è molto simpatico perché significa che poi non bisogna mettersi a dieta, quindi già questo... Qualche volta mangio meno. No. Un'ultima cosa, un'altra cosa le volevo dire, in via molto riservata, qui lo può dire perché, insomma, come dire, non ci sente nessuno. No, appunto siamo qua. Ci dice il suo rapporto vero con De Laurentiis? Sì. Personaggio un po' complicato, no? Perché tutti quelli che hanno un rapporto con lui poi alla fine, dopo un certo punto, si perdono per strada, diventa complicato. Invece lei con le sue rotondità, con le sue... No, questo è lo stesso quando tu inizia con una fidanzata nuova, all'inizio va bene, dopo qualche volta o ti sposa con lei o ho qualche problema. Noi, io sono, non so, 26 anni che lavoro come allenatore, ho avuto 10, 15 presidenti e ti dico che è un mondo particolare perché il presidente ha la responsabilità, il presidente è un po' la testa che tutti guardano, e deve fare un esempio per tomare una decisione, la domanda questa, no, che dobbiamo fare? No, lui deve fare questo. Oggi ho ricevuto un messaggio di un tifoso che diceva che il prezzo del biglietto della partita sono 45 euro, non so se è così, che era troppo.
che era troppo caro, e la società deve difendere alle tifosi. Tutti aspettano che il presidente può cambiare il prezzo della partita della Roma? Credo di no. Tutti aspettano dal presidente un messaggio sempre particolare, sempre perfetto, e non è facile perché noi siamo persone e sbagliamo, tutti sbagliamo. Lui è un imprenditore, è una persona che ha idea e che vuole fare le cose, e a me questo mi piace. Se io sono qua è perché lui, quando siamo a Londra, abbiamo avuto la prima riunione, lui aveva un entusiasmo, un'idea, dopo con Andrea Chiavelli e con Riccardo Vigon, loro erano tranquilli, che dicevano questo, 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 e lui questa energia. E ho visto il contrasto e mi sembra che è positivo, perché uno che fa così, l'altro che lavorano tutti insieme per arrivare allo stesso obiettivo, credo che è la maniera di farlo. È meglio che un altro, è diverso. L'unica cosa è che con lui io le dico: Aurelio, io penso questo, questo. Dopo lui fa 50, 80, 100% delle cose che io le dico, e quando lui mi dice qualcosa io li sento e dico no, ha ragione, no, e faccio. Se lui mi dice: Rafa, perché non fai questo? Faccio 50, 80, 100% delle cose che lui mi dice. Questo è normale, è una relazione normale di una persona che ha questa mentalità, questa voglia di farlo bene, e un allenatore che ha esperienza e che vuole fare le cose lo stesso bene per la società. Mister, lei prima ha fatto un accenno, è stato proprio un accenno sulla questione dello stadio. Mi sembra di capire che questo sia un elemento di debolezza per il Napoli. Allora, volevo capire prima di tutto come ha trovato lo stadio, e seconda cosa, visto che la prospettiva è quella di essere all'altezza dei grandi, dei top club europei, lei ha parlato di merchandising, di tutto quello che può girare intorno allo stadio. Quanto incide non avere uno stadio all'altezza di questi top club, non avere uno stadio come quello dell'Arsenal, del Barcellona o del Bayern in questo percorso? Ecco. Oggi mi sembra che Deloitte ha mostrato i numeri, Napoli è la 14ª squadra o società, non so come si dice. 17ª, va bene, perfetto. Questo significa che sta crescendo, ma ancora una differenza. Io che arrivo, oggi ho parlato con Saurini, che dopo giocare la partita con l'Arsenal, guardare il centro sportivo dell'Arsenal, mi dice: ah, guarda, questo è magnifico, viva. Ma io che vengo da là, d'Inghilterra, ogni società, ogni squadra della Premier League e della Champions League, della Serie B, hanno un centro sportivo di livello. Ogni società normalmente hanno la proprietà dello stadio, e possono fare il merchandising, possono fare tutto e fare soldi. La differenza, ti dico, non dico nome, ma tra una squadra e un'altra poteva essere, era chiaramente 50 milioni di libras di biglietti e 50 milioni di merchandising. Questo sono 100 milioni ogni anno. Quanti giocatori si possono comprare con 100 milioni ogni anno? Questo significa che la squadra ha un altro livello, si può fare investimento nella struttura, si può fare tante cose. Qui in Italia, se tu non sei il proprietario dello stadio, diventa difficile arrivare all'altro livello. Per questa ragione, quando parliamo del presidente, lui è uno che ha la visione e vuole arrivare a questo punto. Non è facile, la strada è lunga e ancora sarà lunga, ma è importantissimo, come diceva all'inizio. Se la squadra rimane la Champions, sono 20 milioni ogni anno. 20 milioni sono uno o due giocatori del livello che migliora la squadra per il prossimo anno. E così ogni anno. Se tu arrivi fino al fondo, una squadra che arriva alla finale della Champions, noi abbiamo fatto una volta 30-35 milioni massimo. L'anno scorso parlavano di Bayern e Dortmund, 55 milioni. La differenza sono 55 milioni. Se tu sei nella finale della Champions, o niente se tu sei fuori d'Europa. Cambia tutto. E questo permette alla società essere ancora più grande. Il stadio, il merchandising, tutto questo fa la differenza. Ha una correlazione di 1-1. Le squadre che pagavano più soldi vincevano il campionato. L'ultimo 10-15 anni, si guarda, mi sembra che 99% delle squadre che pagano
in più vincono. Le due o tre squadre che pagano più soldi vincono il campionato. E questo quasi è una regola. Qual è la differenza tra due delle maggiori, delle più forti squadre italiane, che sono il Napoli e la Juventus, rispetto alle big d'Europa? Cioè, quanto è ancora lontana questo gap con Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, stesso Arsenal? Io ho sentito a Conte quando parlava di questo prima, ma lui sa che cosa hanno loro e la sua società. Io so che abbiamo noi, e chiaramente ancora siamo un po' distanti, ma la stessa volta dico, il Valencia non poteva competere con Real e Barcellona e ha vinto il campionato due volte e una UEFA. Il Liverpool era una squadra che non poteva contro il Real, Barcellona, il Milan, la Juve, e ancora ha vinto la Champions. So, questa è un po' la grandezza della Champions. La Champions si può vincere anche se uno ha meno soldi. Sì, se puoi vincere, sì, tutto va bene. So, se diciamo 10 volte, 9 volte vince uno con più soldi, ma una volta si può fare. E sì, tutto va bene, perché, e voi come giornalista qui, se io dico va, facciamo così, 3 qua e 2 qua, e vinciamo la partita, io sono un genio. Ma se faccio così e perdiamo la partita, no, è sbagliato, perché questo è il problema del calcio, che tutti abbiamo una opinione e abbiamo ragione dopo la partita. E la Champions si può fare così, o se puoi fare così, e se puoi vincere, può essere un genio, o ancora con questo, se l'altra squadra è più forte, si perde. Il calcio è facile avere un'opinione, ma capire un po', e questa è un po' l'idea del messaggio per questa stagione, è una corsa di resistenza. Dobbiamo lavorare tutti insieme per arrivare più avanti, ma ancora è un lavoro difficile, e se tutto va bene, se tutti siamo insieme, sarà più facile. Questo è il stesso discorso che ho fatto con l'Estremadura tanti anni fa, una squadra piccola, quando aveva una radio che sempre diceva no, guarda la squadra, benissimo, la squadra ha fatto questo, e un'altra che diceva no, ha fatto un errore. Io diceva, sentimi, se noi siamo in Serie B, tu sei un periodista di Serie B, se noi andiamo a Serie C1, tu sei un giornalista. Tu sai dove è l'Estremadura adesso? In Serie C2. Questo giornalista ancora no? Sì, tu sei in Serie C2. Un po' di intelligenza. Non dico che si deve dire sì, 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 non è così. Ma dico che per capire un po' dove siamo e dove vogliamo arrivare, dobbiamo essere intelligenti. È chiaro. Senta, mister, due cose. La prima, lei era preoccupato della partenza di Cavani, di De Santis, di Campagnaro? Cavani non era preoccupato, perché per me sembrava che era chiaro. Per me, dico dalla distanza sempre, tu guarda la società, guarda il giocatore e guarda le squadre che sono vicino e che fanno l'offerta, che si parla, che dicono no. E dicevo, è una questione di tempo. È una questione di tempo. Se lui rimane con noi, perfetto, perché è un grandissimo giocatore. Se lui va via, dobbiamo essere sicuri che questo, e questo me l'ha detto Aurelio, questi soldi si fa l'investimento per ancora migliorare la squadra, la rossa. L'abbiamo fatto. L'altri non era chiaro, si aspettava. Dopo, chiaramente, ho parlato con De Santi, non con Campagnano, ho parlato con Morgan prima, e io sapevo più o meno che aveva lui nella testa. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro con Rafael. Abbiamo preparato un portiere per il futuro. Dopo, quando Morgan è andato via, l'opportunità di Reina era una cosa che non possiamo lasciarla passare. No? Senta, lei ha detto una cosa a proposito del messaggio che deve passare in questa stagione, ma l'obiettivo finale che lei si è posto di questa sua esperienza a Napoli qual è? Cioè, lei qui, lei ogni anno, al primo anno, ha sempre vinto. Io vedevo una statistica. È vero, ma io sempre, arriva in una squadra, vince. Io sempre penso di vincere la prossima partita. E chiaramente, come un allenatore con tanti anni, guardo lo che abbiamo dopo la prima partita e guardo la fine e tutte le partite. Guardo il calendario e ho un'idea. Ma la cosa più importante è migliorare la squadra ogni giorno, ogni allenamento. E io vedo che questa squadra ancora cresce.
quando mi fanno la domanda di dove siamo, e io 74, dico 74, 75, perché? Perché abbiamo una percentuale che ancora si può migliorare, non arriveremo mai al 100%. Col Borussia abbiamo giocato al 120%. No, una cosa è giocare al 120% e un'altra cosa è essere al 120%. Questa squadra, quasi nessuna, arriverà al 100%. Perché per me come allenatore io voglio sempre migliorare, qualcosa si può migliorare. Ma se siamo vicino al 100% abbiamo la possibilità di vincere qualcosa. Io credo che si può vincere, ma dipende, il calcio, la finale di Istanbul con il Milan, nessuno pensava, no, il 2005, no, questa finale. La finale di Atenas, che abbiamo perso, abbiamo giocato meglio. Noi siamo più forti che il Milan in questa partita e abbiamo perso. Cioè, questo è il calcio. Noi dobbiamo fare, il messaggio lo stesso è, dobbiamo essere forti come società, come rossa, come squadra, dobbiamo essere forti per competere il prossimo anno, per essere a questo livello e avere la possibilità di vincere qualcosa. Non è arrivo, vinco e basta, che può darsi. È arrivo, qualcosa si fa meglio, la squadra è più forte e siamo vicino. È sicuro che così si può vincere. Ma se dici no, vinciamo una volta e dopo non facciamo niente, è meglio essere 3-5 anni sempre vicino perché alla fine si vince. Senta, ma su quei bicchierini c'è anche il nome di Mascherano in prospettiva, tra le cose che muore. Mascherano? Sì, allora... No, non è qua. No, io non parlo di mercato e non parlo di mercato per due motivi. Il primo, perché ho rispetto per la mia squadra che sta lavorando benissimo e che questi giocatori stanno ancora crescendo. So, noi possiamo parlare oggi di un giocatore e dico un nome di uno che a me piace moltissimo, Radosevic, migliora ogni settimana e arriva a un livello altissimo, che facciamo? Perché è un giocatore giovane con la mentalità giusta, che lavora benissimo e che può crescere. Il mio lavoro da oggi al primo di gennaio è lavorare con questa squadra e farle crescere. Questa è la prima cosa, perché non mi piace parlare di mercato, perché leggo e non è così. Secondo, perché sicuro che se tu adesso dici 10 nomi e dopo firmiamo uno, tu dirai, oh, avevo ragione perché l'ho detto io. Ma in Spagna abbiamo un giornalista, ci sono 150 nomi ogni volta, ogni mercato. E alla fine sempre, no, a posto, no, io l'ho detto prima, io... Ma è così, e non è... In Italia, anche pure noi facciamo sì. Così. Anche in Italia, uguale. Certo, così. Ma... Così i direttori non si arrabbiano perché loro... Sì, dicono, no, non l'abbiamo detto prima. Detto. Sono, per me, un 10% di chi parlano di questo hanno ragione. Perché un'altra cosa che succede adesso è, se io sono il procuratore di un giocatore, il giocatore non lo fa bene o vuole cambiare di squadra, io lascio il messaggio, parlo con un amico, guarda che... Mi sembra che il Napoli è interessato. Oh, il Napoli è interessato. È una notizia, ma non è vero. Lo fanno così per creare questa aspettativa o per alzare il prezzo. Qualcuno dice no, questo giocatore adesso vogliamo alzare il prezzo, parlano e il prezzo si alza. Mascherano, ti dico, non è un giocatore che io oggi devo seguire, perché io lo conosco benissimo. Io sono molto contento, molto soddisfatto con i giocatori che abbiamo a questo punto. Se loro ancora hanno margine per migliorare, io sarò più contento e dopo vediamo. Questo significa che noi non lavoriamo nel mercato? Sì, noi lavoriamo. Io parlo con Riccardo Vigon ogni giorno, e parlo con il Presidente e facciamo il nostro lavoro e guardiamo questo e questo, l'altro. Perché? Soprattutto perché il prossimo anno, dopo 2 anni, dopo 5 anni, quando io vado via perché qualcuno vendrà qua, io aspetto di questa tavola qualcuno che dica guarda, la squadra e la società o la rosa è meglio, questi giocatori hanno migliorato, hanno imparato qualcosa, è meglio adesso, e ogni anno la squadra o l'equipo, sì, la squadra può essere a livello primo, secondo, terzo, questo è l'obiettivo, non è vinciamo oggi e dopo vediamo che succede in 30 anni, no, vogliamo essere a questo livello. Sì, quando io finisco il mio lavoro qua, qualcuno dice ha migliorato qualcosa, io sarei contento.
mister. Allora, appena lei è arrivato c'è stata una grande simpatia reciproca tra la città e lei la città. Ora, dopo qualche mese, ci dice una cosa che veramente non le piace di Napoli. Mi hanno detto ieri che del 1890 una scrittora ha scritto un libro, ha parlato di qualcosa che non andava bene a Napoli. Mattia, che ha fondato Mattia. Perfetto, perfetto. Qualcosa ancora. No. Questo è lo che dobbiamo migliorare. Le faccio le ultime due domande. Ho letto sempre sul suo sito: io e Mourinho una volta eravamo amici, poi quando abbiamo cominciato a vincere non lo siamo stati più. Non è bello per il calcio, cioè non è un bell'ambiente allora il calcio? Uno. Due, lei ha vissuto anche al nord, a Milano. Al di là insomma dell'affetto dei tifosi che a volte non la lasciano andare in giro per la città, lì si guarda anche un po' attorno, vede, immagino, si vede che non vive solo di calcio, è una persona che nota le cose che le stanno attorno, alla realtà in cui vive. Quali sono le differenze che ha notato di più, diciamo, sociali, economiche, anche urbanistiche, di vita tra il nord e il sud? Non parlo di un altro allenatore, preferisco concentrarmi nel mio lavoro. No, la prima, non la volevo fare domanda. Mourinho, volevo fare sull'amicizia. È brutto questa cosa che sì, insomma. Noi quando in una competizione come il calcio adesso, che è importante, soldi, importante, tutto, tanta gente che ti segue, non è facile avere un amico quando tu devi vincere, sì, soprattutto a questo livello, perché quando una squadra è a metà classifica non è un problema, ma quando una squadra deve vincere, questo è una. Il primo è uno, e la Champions la vince uno, cioè il problema tra l'allenatore è normale. Per me, dopo lo che succede in campo, basta, ma il calcio, perché abbiamo bisogno di notizia, abbiamo bisogno di dire cose, adesso diventa un po' più difficile rimanere o che queste cose rimangano solo in campo, si parla e tante volte dicono no, lui ha detto questo, che non è vero, ma se uno fa un titolare ha detto questo e di là, e l'altro, se no è attento, dice no, io penso l'altro, e alla fine è una situazione che non si può controllare. Per questo, meglio non parlo di questo, l'amicizia è meglio che sicuro che il confronto, ma calcio è così adesso, la competizione o la competenza deve essere così. Tra nord e sud? Lo stesso che in Spagna, tu diceva sono spagnolo, è vero, Spagna è lo stesso, se tu parli di Madrid, Barcellona, Sevilla, noi diciamo che è lo stesso, parliamo in macchina, del carattere della gente del sud è diverso, è più caldo, è più cercana, più vicina a te, e qualche volta è positivo, è molto positivo, e qualche volta soprattutto si perde, perché si vince è extra positivo e pericoloso, ma se si perde è più negativo. Per questo dico che è importante, per me il messaggio deve essere tranquillità, il messaggio deve essere sin prisa però sin pausa, senza fretta ma senza pausa. Noi abbiamo un obiettivo, che è vincere qualcosa, ma soprattutto essere alla fine rimanere al livello che siamo oggi o ancora meglio, con la possibilità di vincere qualcosa. E senza fretta ma senza pausa si arriva. Se abbiamo fretta, se ogni partita è l'ultima partita e siamo sotto pressione, facciamo più errori, sicuro che facciamo più errori. Chiudiamo, ce la fa una promessa: se vince lo scudetto viene col suo amico Maradona qui al mattino, facciamo un altro incontro. Io posso dire sì, ma lui deve dire sì. Per me non è un problema, sicuro, 100%. Grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 È stato molto, molto carino. Grazie. Molto gentile. Grazie.